Ciccio, 5 minuti. Io ero lì, te lo giuro, ero lì che stavo pensando che voto gli diamo a Caputo, 5, 5 e mezzo, sei da 8, hai fatto una roba incredibile. Purtroppo è stata una partita veramente difficile stasera, soprattutto per come si era messa, non era facile. Primo tempo su 2-0, anche se abbiamo creato tante occasioni, è stato bravo il loro portiere, non ci è andata bene nel primo tempo. Il secondo tempo poi siamo ripartiti subito il 3-0, quindi non era una partita facile. Poi loro si sono chiusi dietro, quando ti chiudono spazi è una squadra tutta sotto la linea della palla, è difficile trovare le giocate che noi facciamo. Però alla fine la cosa positiva da sottolineare è che ci abbiamo creduto fino alla fine, non abbiamo mollato, abbiamo creato. Io ci ho creduto fino alla fine e alla fine sono contento soprattutto per il risultato e per la fiducia che dà questo risultato, ecco. Senti, ci racconti un po' questo gol del 3-3, come l'hai preso il pallone in spaccata, come è andata? No, sulla deviazione di Rade ci ho creduto, ho messo il piede, ho aperto il piattone, è andata, ero lì a terra che speravo che andasse dentro, ecco. Poi quando ho visto colpire il palo e andare dentro è stata un'emozione veramente bella, indescrivibile. Senti, è un pareggio importante anche ai fini della classifica, perché se no Frosinone è chiaro che siamo ancora all'inizio, però sarebbe comunque potuto allungare, non dico scappare. Questo dimostra che l'Empoli lassù ci può stare e soprattutto dimostra che l'Empoli, se tira fuori gli attributi, può fare grandi cose. Ma sicuramente se non andava come è andata, era un risultato secondo me pesante per noi, era un risultato difficile da digerire, però alla fine questo risultato ci deve dare fiducia e slancio. Sicuramente c'è tanto da lavorare, tanto da migliorare, lo sappiamo, ci stiamo lavorando giorno dopo giorno. Stasera ero il più vecchio in campo a 30 anni, quindi sì. Siamo una squadra giovane sulla carta, quindi purtroppo quando c'è una squadra così giovane ci sono i pro e i contro, però noi ci stiamo lavorando tanto giorno dopo giorno per migliorare, per trovare l'equilibrio giusto e la quadratura giusta. Però la dimostrazione di stasera è che è una squadra unita, compatta e che ci crede fino alla fine. Senti, più vecchio in campo, però con 14 gol all'attivo adesso in 16 giornate, è un momento magico per te? Ma è un momento fantastico, è un momento che sicuramente non mi aspettavo di fare così bene subito, perché comunque sono arrivato verso la fine del mercato, una squadra nuova, società nuova, però io mi sono calato subito mentalmente in questa società, in questa realtà, e mi sono messo subito a disposizione della squadra, del mister, dei miei compagni, della società, con la mia esperienza. Quindi cercherò di ogni partita di mettere quell'esperienza in più per trascinare i miei compagni. Invece sul 3-0 cosa avete pensato? Se vi siete guardati in faccia, cosa vi siete detti? Ma secondo me qualunque squadra su 3-0 avrebbe perso la testa o se no sarebbe rimasta in campo a limare i danni. Invece noi ci siamo ricompattati, uniti, il primo gol ci ha dato anche lo slancio giusto per crederci e alla fine ci abbiamo creduto fino all'ultimo ed è giusto così. Senti, parlavamo anche col mister prima, in queste settimane si è parlato molto dei gol subiti, di un Empoli che deve pensare più a difendersi, però a vedere la partita di oggi forse è un Empoli che fa bene ad attaccare come attacca. Ma io penso che i numeri parlano chiaro, subiamo tanti gol ma siamo il miglior attacco, ne abbiamo fatti un sacco di gol, questo significa che siamo una squadra molto offensiva, è normale che se dobbiamo lottare per qualcosa di importante bisogna trovare un equilibrio, perché non ti può andare sempre bene, però alla fine siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo in fase offensiva, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva. Frosinone stasera ci ha insegnato come si sta in questa categoria, non lo devo dire a te che la conosci bene, che sei tra virgolette il più vecchietto della banda, però ce l'ho insegnato, cioè Dionisi che trattiene palla, che la tiene lì, e questi falletti a spezzare il gioco. Io penso che Frosinone è la classica squadra di Serie B, è una squadra che comunque gioca da tanti anni insieme con gli stessi giocatori, perdono tempo su un fallo laterale, su una rimessa, fanno subito fallo su una ripartenza, è una squadra esperta, è una squadra che sa come giocare in Serie B, è quello che manca a noi, è quello che manca a noi, perché ripeto, siamo una squadra giovane ma lo possiamo fare, ci stiamo lavorando e ci lavoreremo. Possiamo fare un plauso anche al pubblico che ci ha creduto come voi sul 3-1, vi ha spinto fino in fondo? Assolutamente, io ho notato anche il primo tempo, forse su 2-0, che ci hanno un po' incitato dicendoci forza ragazzi, quindi grazie anche al pubblico perché ci ha creduto anche loro, ci hanno creduto fino alla fine, e questo risultato è anche grazie a loro. E per chiudere adesso bisogna tornare a fare il risultato fuori casa.
Sicuramente ora bisogna fare un colpo fuori casa per continuare a stare lassù. Giovanni, primo gol, hai dato il là a questa incredibile rimonta, una gioia personale appunto per questo primo gol, una gioia per come poi questa gara è terminata, finalmente una rimonta a nostro favore. Sì, sono contento per il gol, ma soprattutto insomma per il risultato finale, perché soprattutto il secondo tempo abbiamo fatto una grande partita e se giochiamo sempre con questa cattiveria sono sicuro che ci toglieremo delle grosse soddisfazioni. Senti, sembrava finita, sembrava finita ormai dopo il gol di Dionisi, che cosa vi è scattato dentro, cosa avete pensato in quel momento? Ma forse anche nulla, cioè abbiamo cercato sempre di fare la nostra partita e forse ci siamo liberati anche perché non avevamo più niente da perdere. Abbiamo avuto uno sblocco mentale e è andata bene, insomma, con il gioco e con questa cattiveria secondo me il risultato è meritato. Siete stati bravi a non arrendervi, soprattutto dopo il 3-0, no? Che è un gol che avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque. Secondo me il plauso più grande va a questo aspetto qua, però nel primo tempo quella cattiveria che nel secondo tempo e nelle finali c'è stata è un po' mancata. Sì, come ho detto prima, bisogna ripartire dal secondo tempo, sicuramente è stato un secondo tempo importante, dobbiamo partire da questo e sono sicuro che faremo bene. Senti, cosa hai pensato quando hai visto entrare il secondo gol di Caputo, il 3-3? È stata una liberazione, insomma, siamo contenti per Ciccio, ma siamo contenti insomma, per tutta la squadra e dobbiamo continuare così, insomma. Stai trovando anche tua continuità, seconda gara da titolare consecutiva, a destra, in difesa, dove ti trovi molto bene. Sì, sì, sono contento, mi trovo bene lì nei tre dietro, diciamo, e sono contento che il mister mi sta dando continuità e quindi spero di ripagare la sua fiducia, insomma. Senti, l'hai detto tu, l'Empoli sul 3-0 magari si è un po' liberato mentalmente, avete accusato un po' la pressione di questa partita, dell'importanza di questa squadra, voi che siete una squadra abbastanza giovane? Ma più che l'importanza, cioè sapevamo che era una partita importante, loro l'hanno sbloccata con questo bel tiro di Ciano, insomma anche loro sono una squadra forte, quindi hanno qualità, però te l'ho detto, non siamo stati bravi a non mollare, dobbiamo ripartire da questo secondo tempo dove abbiamo messo in campo insomma tutte le nostre qualità e abbiamo portato a casa insomma questo pareggio che sembrava esperato. Giovanni, spesso disaminiamo le gare dell'Empoli dicendo che l'Empoli ha grande qualità, però non riesce a calarsi bene nella mentalità di questa Serie B. Ecco, forse il Frosinone oggi ha dato una lezione, perché il Frosinone è una squadra che ha qualità, ma ha saputo in diverse fasi del match sporcarla di brutto questa partita. Bisogna imparare questo anche. Sì, è un po' di partite che diciamo che ci manca questa cattiveria che caratterizza questo campionato. Però insomma noi abbiamo qualità e sono sicuro che verrà fuori anche questa qualità nostra. Senti, in questa giornata si è parlato molto dei gol presi, dover stare più attenti in difesa, però probabilmente l'Empoli ce l'ha nel DNA questo modo di essere, forse non va nemmeno anche troppo limitato. Ma non lo so, oggi abbiamo ancora preso gol però finché davanti le fanno per il momento va bene così. Però dobbiamo difendere tutti insieme per cercare di fare meglio la fase difensiva e ultimamente secondo me ci eravamo riusciti e insomma il lavoro si vede. Quindi per chiudere, alla 15ª è chiaro che non si può parlare ancora di classifica, di distacchi, però non perdere questa partita è comunque importante anche per la classifica, dobbiamo dirlo. Sì, è importante perché restiamo lì aggrappati, siamo tutti vicini, quindi un pareggio importante, adesso ci proiettiamo subito alla prossima partita, sarà difficile, niente, noi ci siamo.